È naturale chiedersi perché un insegnamento così in armonia con i fatti e il senso comune non abbia avuto un riconoscimento generale nei paesi occidentali, come ce l'è in Oriente, dove l'antica saggezza non è mai stata dimenticata. La risposta non si fa attendere. Alle nazioni occidentali è stato insegnato di credere in un Dio personale, fuori da noi stessi, che può essere influenzato dalle preghiere per ottenere favori speciali. Un Dio che era infatti una madornale immagine della personalità umana. Gli individui che hanno queste credenze, come possono aspettarsi di sviluppare il lato nobile e divino delle loro nature? Come possono questi individui, ai quali è stato insegnato di essere nati nel peccato e che la felicità o la tortura eterne debbano seguire a questa breve vita sulla terra, vissuta spesso con grandi disuguaglianze e senza un minimo di aiuto, ai quali è stato insegnato anche che il sangue del Figlio di Dio assicura la loro salvezza? A dire il vero, come hanno potuto abbandonare il loro senso di giustizia? Il fatto che, nonostante questo, le qualità della compassione, della gentilezza, della pazienza, della misericordia sussistano ancora in Occidente, è una testimonianza permanente della divinità nell'animo umano. Si legge nell'Iside svelata della Blavatsky. Ma se andiamo oltre la piccola cerchia di credi e consideriamo l'universo come un insieme bilanciato da uno splendido equilibrio delle parti, come tutto risuona logico, come il più debole barlume del senso di giustizia si rivolta contro questa espiazione vicaria. Se il criminale ha peccato solo contro se stesso e non ha avuto conflittualità con qualcuno se non con se stesso, se per un sincero pentimento potesse cancellare gli eventi passati, non solo dalla memoria dell'uomo, ma anche quell'imperitura memoria che nessuna deità, nemmeno il supremo dei supremi, potrebbe far sparire, allora questo dogma non dovrebbe essere incomprensibile. Ma affermare che uno potrebbe recare danno ai suoi simili, uccidere, disturbare l'equilibrio sociale e l'ordine naturale delle cose, e quindi per vigliaccheria o speranza o compulsione, non importa, essere perdonato, credendo che un versamento di sangue lavi l'altro sangue versato, tutto ciò è assurdo. Possono i risultati di un crimine essere dimenticati, anche se lo stesso crimine fosse perdonato? Gli effetti di una causa non sono mai limitati ai confini della causa, né possono i risultati di un crimine essere confinati all'offensore e alla sua vittima. È sorprendente come si siano sviluppati tali pervertimenti e cattive interpretazioni dei veri insegnamenti, e come ci sia sempre stata gente che ha insegnato ad altri a crederci. Senza dubbio, vi sono molti misteri connessi a ciò che un giorno dovranno essere spiegati. Comunque, è certo che il grande istruttore conosciuto come Gesù, uno di quegli avatara che appaiono in determinati periodi ciclici, non abbia mai insegnato qualcuno di questi dogmi. Egli venne, come ha fatto ogni altro istruttore, a ripristinare ancora una volta l'antica saggezza, quell'inesauribile sorgente di tutte le religioni e dei sistemi filosofici del mondo. Il cristianesimo, agli inizi, era pura teosofia. E possiamo provarlo attraverso uno studio approfondito di quei tempi, alla luce dei sistemi neopitagorici e neoplatonici. Forse per 50 anni dopo la morte di Gesù, i suoi insegnamenti sopravvissero, ma nemmeno lui avrebbe potuto arginare la bassa marea spirituale di quell'epoca.
un ciclo scuro, cominciato all'incirca al tempo di Pitagora. Per brevi periodi fu abbastanza elevato, ma gradualmente crebbe sempre più pesante. I suoi vapori letali annebbiavano le intuizioni umane fino al V secolo, quando quei canali riconosciuti per trasmettere la verità, le scuole misteriche, la cui luce aveva divampato fiocamente o svanita, furono chiusi per ordine dell'imperatore Giustiniano. Molti dei vecchi riti e cerimonie furono, è vero, usciti dalla Chiesa che si proclamò cristiana, ma la vita e il significato svanirono e nuove interpretazioni si insinuarono, trasformando quei veicoli di splendore spirituale in agenti di una paralisi mentale. I riti e le cerimonie distraevano dalla realtà e drogavano le anime degli uomini. Le masse furono ossessionate da una paura egoista che fu sfruttata dagli altri finché diventò una nube immensa sulle menti degli uomini, bloccando la conoscenza del glorioso passato, anche delle zone contemporanee della luce del sole sul globo, come l'età d'oro della Cina, introdotta da Li Shimin, finché gli europei furono perduti e isolati nella desolazione delle tenebre scure. Scrive nei fondamentali della filosofia esoterica Gottfried de Bruca: la gente parla del cristianesimo come se fosse derivato dal giudaismo, ma lo è davvero poco. Deriva nella sua teologia quasi completamente dalla cattiva interpretazione, soprattutto del pensiero greco, come abbiamo detto, dei sistemi neopitagorici e neoplatonici. E questo risulta ovvio per chiunque legga gli scritti di quelli che sono chiamati i grandi dottori della teologia cristiana, come il cosiddetto Dioniso l'Areopagita, il cui sistema è, nei suoi principi essenziali, interamente preso dalla filosofia neoplatonica. Derivate principalmente da lui sono anche le attuali opere teologiche di base della Chiesa di Roma. Intendo i lavori di Tommaso d'Aquino. Questi sono oggi i modelli ai quali la teologia di Roma è indirizzata e quando deve decidere sui punti controversi. E tuttavia, anche se è così, e anche se buona parte di ciò che è stato preso dai primi padri cristiani rimane come dati di fatto e parole nella teologia cristiana, tuttavia ha del tutto dimenticato lo spirito di quelle prime idee pagane. E la religione di oggi si è ridotta soprattutto ad un sistema di formalità e cerimonie. In pratica, tutte le istituzioni civili dei tempi antichi, come le punizioni, si basavano su ciò che avveniva nelle scuole dei misteri. Ad esempio, tale era la crocefissione dei romani, derivata direttamente da una delle cerimonie dell'iniziazione, la morte mistica, presa, rubata da essa e in seguito resa uno strumento di omicidio legale dallo Stato, quando i tempi degenerarono. Un altro esempio, derivato dalla cerimonia della morte mistica, era il calice. In India, la bevanda del soma. In Grecia, troviamo Socrate punito che beve dalla coppa di cicuta. E ci ricordiamo di Gesù, il quale pregava che il calice si allontanasse da lui. E si potrebbero citare numerosi altri esempi molto diversi, prosegue Gottfried de Bruca. Un altro esempio che possiamo menzionare, di tipo completamente diverso, è quello dei governanti civili che indossavano una corona o un diadema, formalmente rappresentata nell'incoronazione di un re, una cerimonia derivata dai misteri. Alcune delle prime corone che indossavano avevano delle punte sospese che ricordavano una delle spine della corona
di Gesù. Leggiamo nel testo Lucifer della Blavatsky. Alcuni filosofi, guidati dagli eventi politici del tempo, inseguiti e perseguitati dai fanatici vescovi della prima cristianità, che non avevano ancora fissato né rituali né dogmi, furono questi pagani a fondare la Chiesa, mescolando molto ingegnosamente le verità della religione, saggezza, con le funzioni esoteriche così care alle masse ignoranti. Furono quelli che gettarono le prime fondamenta delle chiese ritualistiche. Altri notevoli esempi sono le feste del Natale e della Pasqua, riflessi materializzati delle cerimonie sacre che si svolgevano allora e che erano descritte in simboli che la Chiesa interpretava come realtà fisiche, e tutte confermano le nostre affermazioni che il cristianesimo ai suoi inizi era teosofia pura. Siamo felicemente emersi dalle epoche oscure. Sono ormai passate e davanti a noi si prospetta un grande ciclo di opportunità, ma i vecchi falsi dogmi hanno lasciato una macchia non ancora cancellata. Tra questi insegnamenti dimenticati, che erano essenziali per comprendere la vita, c'era quello della reincarnazione, nella quale si credeva nei primi secoli di quest'era, ma fu scoraggiata dalla Chiesa che era diventata un potere politico. Alla fine, nel secondo concilio di Costantinopoli, nel 553 d.C., l'insegnamento fu bandito. Così gradualmente la sua conoscenza sparì nella notte oscura che seguì. Senza questo dato di fatto del reincorporamento, la vita sarebbe un'assurdità, una farsa grottesca senza significato. Gli eventi, le emozioni, le ambizioni, le fortune o le disgrazie nel periodo di ogni vita sarebbero anomali, incoerenti, senza un ordine preciso. Così come sarebbe senza una successione ogni giorno, con i suoi ieri e i suoi domani. Cercate di raffigurare un simile giorno instabile, se potete. Osservando superficialmente, potremmo dire che di giorno in giorno abbiamo lo stesso corpo, lo stesso cervello, una memoria, condizioni non presenti tra una vita e l'altra. Tutta questa filosofia globale, arcaica, in cui ogni aspetto si incastra l'uno nell'altro, correlando tutte le parti all'insieme, non lascia respiro, ma mostra la perfetta analogia tra il giorno e il ciclo di vita. Alla fine della vita, tutte le entità che costruiscono la complessa natura dell'uomo si separano e vanno nei loro rispettivi regni, come abbiamo già detto. Il corpo, come lo conosciamo, si disintegra. E l'insegnamento è che gli atomi di vita fanno esperienza trasmigrando attraverso il regno della natura. L'ego umano reincarnante passa in uno stato di coscienza conosciuto come Devahan, lasciando dietro i gruppi di attributi o skanda che costruiscono la sua personalità. Questa lunga notte per l'anima umana è di beatitudine e di riposo assoluto, in cui tutte le esperienze del passato sono assimilate, tutte le aspirazioni più nobili realizzate ed elaborate nella natura, e da cui si risveglia rinnovata e rafforzata per riprendere i suoi doveri lasciati incompiuti. Il fatto sorprendente nell'analogia che se ne ricava tra sonno e morte è che l'uomo completo ritorna identico in tutti i suoi elementi. Anche gli aspetti superiori cominciano a funzionare insieme. Anche gli skandha diventano attivi, anche gli stessi atomi di vita che costruiscono il vecchio corpo sono magneticamente attratti alle loro vecchie dimore. La scena
è collocata in nuovi ambienti, ma lo stesso vecchio attore è lì, carico di nuove energie, tendenze, potere o mancanza di potere per affrontare i problemi che egli stesso ha creato e che quindi è costretto ad affrontare. Senza una conoscenza di queste realtà, è stato impossibile per la gente realizzare che deve raccogliere quello che ha seminato. Il filo della continuità, sebbene ininterrotto e chiaro per le parti superiori della costituzione umana, è stato perduto di vista dal cervello di ogni rinascita successiva. Così, con l'intuizione oscurata da falsi insegnamenti, la vita è diventata un enigma. La nostra civiltà, in verità, è un esemplare dei terribili risultati della perdita di un senso ben radicato di giustizia e responsabilità. La legge del karma è inestricabilmente interconnessa a quella della reincarnazione. Leggiamo nella dottrina segreta di Madame Blavatsky. È solo questa dottrina, diciamo, che può spiegarci il misterioso problema del bene e del male e riconciliare l'uomo con la terribile e apparente ingiustizia della vita. Solo una simile certezza può placare il nostro senso di ingiustizia. Quando uno ha a che fare con questa nobile dottrina, si guarda intorno e osserva le disuguaglianze della nascita e della fortuna, dell'intelletto e delle capacità. Quando uno vede che la stima ripaga gli stupidi e i dissoluti, che la fortuna riempie dei suoi favori per un semplice privilegio di nascita e dell'ambiente circostante, con tutto il suo intelletto e le sue nobili virtù, in ogni modo sempre più meritevoli, che si deteriorano per carenza e per mancanza di simpatia, quando uno vede tutto questo e deve lasciare e senza aiuto alleviare l'immediata sofferenza e anche immeritata, con le orecchie che risuonano e il cuore dolorante per i pianti della sofferenza intorno a lui, solo questa benedetta conoscenza del karma gli impedisce di maledire la vita e gli uomini, come pure il loro supposto creatore. In verità, si richiede una fede robusta per supporre che è presunzione giudicare la giustizia di un individuo. Giustizia che crea un piccolo uomo indifeso soltanto per confonderlo e sperimentare una fede con cui quel potere può aver dimenticato o trascurato di dotarlo, come accade a volte. Confrontate questa cieca fede con il pensiero filosofico che si basa con ogni ragionevole evidenza ed esperienza di vita su karma nemesi, la legge di retribuzione. Il karma non crea niente, né programma. È l'uomo che predispone e crea le cause. E la legge del karma equilibra gli effetti. Un equilibrio che non è un'azione, ma armonia universale, che tende sempre a riassumere la posizione originale come un ramo che, piegato con troppa forza, si ripercuote con corrispondente vigore. Se accade di spostare il braccio che ha cercato di piegarlo dalla sua posizione originale, diremo che è il ramo che ha rotto il nostro braccio o che è la nostra insensatezza che ci ha portato a farci male.